Andiamo avanti. Quello della NATO, dicevo, è un punto importante e guardando la storia della NATO si comprende un'intenzione da parte degli Stati Uniti d'America, che come sappiamo non è importante quello che una persona dice, le dichiarazioni che fa, io vorrei, non vorrei e così via. Importante è quello che si fa. Da quello che concretamente una persona, un insieme umano fanno, tu puoi capire quali sono le intenzioni. Questo video mostra una cosa molto importante. Uno che nel 1990 l'Occidente, gli Stati Uniti, la Germania, diedero degli accordi, delle garanzie molto chiare a Gorbaciov nel 1990 che l'NATO non si sarebbe allargata ai paesi dell'est europeo. Nel 1999 invece cominciò questa espansione con i primi tre paesi dell'est, fino ad arrivare dai 16 paesi del 98 fino ai 30 attuali, e avvicinandosi sempre più minacciosamente alla Russia. L'altra cosa che si evince è che la NATO si dice che sia nato come un'alleanza di difesa contro l'Unione Sovietica, però proprio nel 1991, quando si scioglie l'URSS e il patto di Varsavia anche, non si capisce perché la NATO non si sia sciolta. D'altra parte, in quegli anni c'era anche il presidente russo Yeltsin, la Russia era al tracollo politico, economico, sociale e non rappresentava alcun pericolo. Anzi, addirittura, proprio nel momento in cui il grande nemico per cui la NATO era nata, questo grande nemico, non c'è più, la NATO comincia le prime sue attività militari, che furono nella ex Jugoslavia, con i bombardamenti che purtroppo. Negli anni successivi c'è stata proprio un'escalation di azioni contro la Russia, con il progetto che accennava Sandro all'inizio dello scudo stellare, oltre con l'ampliamento della NATO, e nel 2015, cosa che in Occidente si è parlato molto poco, ci fu un famoso attività militare statunitense chiamata Dragon Raid. Praticamente l'esercito militare, con mezzi pesanti e con le bandiere dispiegate, percorsero i territori di numerosi stati per giungere ai confini con la Russia. In Repubblica Ceca, per esempio, entrarono tra tre città poste al confine, per poi giungere a Praga, quasi come vollero riscrivere la storia, dicendo che i veri liberatori dei popoli oppressi dal nazismo furono gli americani e non i russi, cosa che non è vera, è una falsificazione della verità storica. E cominciò anche una campagna mediatica molto forte per risvegliare ed acuire la russofobia, una vera campagna che, simile a quella di questi giorni, che veramente possiamo dire che è un vero incitamento all'odio. Negli anni successivi, faccio vedervi altre foto, dietro questa atmosfera che si creò, cominciò addirittura l'istruzione alle armi nelle scuole, anche a partire dalle scuole elementari. Merda. Vi faccio vedere altre foto. Sei una bambina di 12-13 anni. Impressionante. Questo è quello che praticamente dal 2015 in poi è successo nell'est europeo, di cui nessuno ne ha parlato. È stata una campagna incredibile, una propaganda continua. Ma a tal punto che ancora oggi in Repubblica Ceca, che rispetto ad altri paesi dell'est si vive abbastanza bene, c'è abbastanza democrazia e libertà, le persone hanno paura di dire ad un amico, ad un parente, che per esempio, ma sai, io credo che forse Putin ha ragione, oppure credo che l'America sta sbagliando, si ha proprio paura di questo. E nei mass media si ascoltano solamente le voci dirette di Washington e quei pochi siti web che danno un'opinione diversa. Discutibile, vera, non è importante, ma danno un'opinione diversa, sono censurati e sono in una blacklist con raccomandazione alla gente di non visitarli assolutamente.
In questa storia, un punto importante è quello che è accaduto nel 2014 in Ucraina. È il punto un poco centrale per comprendere la situazione ucraina e do la parola ad Angelo.